Di comunità serve a creare sviluppo, serve a creare impresa sociale, è la cosiddetta infrastruttura sociale che prova a tradurre le fragilità eh, di un territorio in un elemento eh, positivo, in un elemento di forza. Eh, è un soggetto che coinvolge tutte le eh, associazioni presenti nel campo del, eh, del sociale, coinvolge eh, le università, coinvolge le fondazioni, ma è uno strumento che eh, paradossalmente proprio in un eh, territorio straordinariamente fragile come il nostro eh, mancava mancava soprattutto rispetto a quello che deve essere anche il dovere istituzionale. Questa è la prima fondazione di comunità che nasce su impulso di un ente pubblico, è una delle poche eh, nel Mezzogiorno, se ne contano eh, circa 6-7, eh, a differenza del Centro Nord, dove le fondazioni comunità sono uno strumento molto utilizzato, addirittura una per provincia, con eh, le fondazioni, soprattutto le eh, fondazioni bancarie che riversano eh, risorse e contributi per. Eh, progetti sociali che però hanno naturalmente un indotto occupazionale. Ecco perché noi abbiamo iniziato questo percorso, un ragionamento che parte dal periodo del lockdown, dal periodo eh, della pandemia, era uno è uno degli eh, strumenti di eh, ripartenza, degli strumenti che eh, possono eh, creare partendo da una condivisione dei bisogni eh, dal basso, eh, sviluppo impresa sociale, ma soprattutto anche andare a risolvere eh, problemi Occupazionali che, si possono, ehm, essere, che possono essere presenti su un territorio, c'è un'esperienza bellissima che è la Fondazione di comunità di Messina che eh, proprio recentemente ha eh, rilevato lo stabilimento eh, Heineken eh, producendo, continuando a produrre, eh, a produrre birra e eh, allo stesso modo e allo stesso tempo salvaguardare i livelli occupazionali e quella che è stata l'esperienza rispetto a quel settore dei tanti eh, lavoratori. Noi vogliamo eh, fare questo anche nella nostra città metropolitana.